Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial per la Bedrock Edition di Minecraft, la versione che gira su tutte quante le console, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, sugli smartphone iOS e Android e anche su Windows 10. Dopo che il primo video tutorial per costruire una farm di ferro per la Bedrock Edition ha superato le 100.000 visualizzazioni, vi ringrazio davvero tantissimo per il supporto, oggi andremo a vedere un'altra versione per una farm di ferro, molto più compatta da costruire. Quella vecchia comunque continua a funzionare anche con l'ultima versione di Minecraft, ma così avete anche un'alternativa. Quindi mi raccomando, lasciate un like subito in questo momento, iscrivetevi al canale e ora iniziamo il tutorial. Prima di iniziare vi devo dare alcune raccomandazioni che dovete assolutamente seguire perché altrimenti la farm potrebbe non funzionare. La prima, dovete costruire questa farm ad almeno 150 blocchi di distanza da qualunque villaggio, quindi assicuratevi che non ce ne siano nelle vicinanze. La stessa cosa vale per letti che non dovete piazzare se non all'interno della farm come vi mostrerò nel video e anche tavole da lavoro che possono dare il lavoro ai vari villager. Un'altra raccomandazione è che non ci siano caverne nelle vicinanze della farm, perché altrimenti gli Iron Golem potrebbero spawnare dentro quelle caverne e non all'interno della farm. Fatte queste raccomandazioni, ora possiamo iniziare. Allora, iniziamo scavando un buco 5x5 blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 e facciamo in questa maniera, ok. Poi andate a uno degli angoli di questo buco e scavate 8 blocchi in verticale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E adesso andate a togliere tutti questi blocchi in modo da lasciare solamente il buco aperto 5x5. Una volta scavato il buco, non è necessario rivestirlo come ho fatto io con la pietra, potete utilizzare qualunque materiale, andiamo a scavare un ulteriore blocco qui di altezza 2, quindi andiamo a togliere tutti questi blocchi qua in questo modo. Ok, perfetto, e togliamo anche questi così, poi qua io per precisione vado anche a sostituire questi blocchi. Ora dobbiamo andare a piazzare un totale di 20 letti. Non badate il fatto che ho un letto con la texture completamente grigia, sto usando una beta della 1.18, quindi ci sono dei glitch, ma è solamente un bug grafico. Ma dovete posizionare i letti esattamente come vi mostro in questo momento. Prendete un letto, lo mettete così e ne mettete un altro accanto in questa maniera. Poi un altro così e un altro accanto in questa maniera, poi un altro così e uno in questo modo e qua un altro così e un altro in questo modo. Poi mettiamo 5 letti su questa riga, 1, 2, 3, 4, 5, altri 5 dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5 e gli ultimi due li andiamo a mettere qua al centro in questa maniera. Ora andiamo a mettere due blocchi qua al centro, 1, 2 e costruite una piattaforma, quindi un pavimento in questa posizione. Andiamo ora a prendere delle fletching table, mi raccomando utilizzate questa perché i villager devono prendere quel lavoro particolare, non utilizzate altri oggetti per dare lavoro ai villager ma queste fletching table. Sempre non badate al fatto che sono decolorate quando le tengo in mano e dobbiamo metterne 20 nella posizione che vi mostro adesso. Allora aprite qua e mettetene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi di qua uguale, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi andiamo a riempire. Invece qua ne mettiamo 1, 2, 3, 4, quindi abbiamo messe 6 e 6, 12 e 4, siamo a 16 e altre 4 le mettiamo qua per arrivare a 20. A questo punto dovete andare a prendere due villager, mi raccomando non prendete villager che hanno il vestito di colore verde perché sono villager che non possono avere un lavoro e prendete due villager con cui non avete mai fatto scambi perché altrimenti bloccate loro il lavoro e quindi non potrebbero prendere il lavoro che invece gli vogliamo dare quando li mettiamo qua all'interno. Li potete trasportare utilizzando i minecart e le rotaie. Vado a
mettere dentro entrambe i villager nella farm. Vediamo un po' se riusciamo a spingerli giù. Dovremmo riuscirci. Ok, uno è andato quasi. Ok, vai. Vai sotto lì, non preoccupatevi, anche se prendono un po' di danno non è un problema. E poi andiamo con l'altro. Ha già preso il lavoro, tra l'altro vedete che ha già il lavoro del Fletcher praticamente. E lo mandiamo giù insieme all'altro. Perfetto, possiamo quindi andare adesso a togliere le rotaie e anche i due minecart. Vedete ragazzi che i villager hanno già preso il lavoro che vogliamo. E ora veniamo alla parte forse più noiosa di questa farm, cioè completare il numero di villager che dobbiamo mettere all'interno di questo spazio che abbiamo creato. Il totale deve essere 20, non uno di più e né uno di meno, ragazzi. In ogni caso potete fare in diversi modi, potete far riprodurre questi due villager, basta che gli date un po' di carote a ciascuno, quindi io butto le carote a questo e a quest'altro e in teoria, se riescono a prenderle, dovrebbero iniziare a riprodursi. Oppure, ragazzi, ne portate qua 20. Avete visto? Direttamente qua un villager è nato. Mi raccomando di eliminare tutti i villager che hanno il vestito verde, perché quelli non possono prendere il lavoro. Una volta che all'interno della vostra farm ci saranno 20 villager, assicuratevi che tutti quanti abbiano lo stesso lavoro, vedete che sono tutti qua, mettete una torcia qua al centro e poi andiamo a mettere un tetto a questa parte qui. La torcia serve ovviamente per non far spawnare gli zombie all'interno della farm. Ragazzi, praticamente l'avete già vista funzionare, io non ho fatto niente, in realtà ci manca ancora il pezzo per andare ad uccidere il nostro Iron Golem. Ma questa è la prova, ragazzi, che tutto sta funzionando. Ovviamente andranno a spawnare anche dei gatti, non vi preoccupate perché adesso sistemiamo tutto quanto. Allora, adesso andiamo a scavare un altro blocco qua per allargare la farm, quindi andiamo a togliere tutta questa parte qui. Perfetto, e anche qua togliamo tutto. Mentre qui la farm sta già producendo un sacco di Iron Golem, andiamo a posizionare due blocchi agli angoli di questa farm. Ne metto uno qua e uno qua, è indifferente il punto dove li mettete. E sopra mettete due secchi d'acqua, uno qua sopra e uno qua sopra. Come potete notare, tutto quanto convergerà qui dove c'è questo blocco. Ora ho eliminato tutto quanto perché altrimenti non riuscivamo a lavorare. Togliamo questi due blocchi che abbiamo messo per mettere l'acqua e da questa parte scaviamo per due blocchi in questa maniera. Poi qua andiamo a fare un buco e mettiamo una doppia cesta. Quindi facciamo così, chest. Perfetto, eccola qua e la andiamo a mettere qua dentro. Ok, questa raccoglierà tutto quanto. Poi dobbiamo andare a mettere un blocco temporaneo qua e qua togliere questo per poter mettere un hopper che va all'interno della cesta. Quindi vado a prendere l'hopper, faccio così, adesso il gatto darà fastidio ma noi andiamo a fare direttamente in questa maniera. Adesso ragazzi, velocemente, prima che spawnino altre cose, andiamo a mettere un mezzo blocco qua sopra la nostra cesta e sopra un altro blocco. Possiamo chiudere tutta quanta la colonna qui come vogliamo. Poi andiamo a mettere un cartello dove c'è questo mezzo blocco. Uno lo mettiamo qui, un altro lo posizioniamo qui. Poi sopra il blocco che abbiamo messo prima andiamo a prendere un cancelletto. Quindi lo vado a mettere qua, così. E sopra questo cancelletto andiamo a mettere un altro cartello. Vediamo se riesco a posizionarlo perché non sarà semplice. Ok, perfetto, va bene. E togliamo pure questi blocchi. Poi andiamo a prendere della lava e la mettiamo in questo punto esatto. A questo punto, ragazzi, togliamo questa parte qui con il blocco. Non preoccupatevi dei gatti che spawnano qui, perché la nostra farm è quasi finita. Non dobbiamo fare altro che andare ad aprire il cancelletto e ora aspettare che arrivino i vari Iron Golem. Ed ecco qui ragazzi il nostro primo Iron Golem che ovviamente sta prendendo danno, quindi a un certo punto morirà e tutti i drop finiranno nell'hopper nonché nella nostra
cesta qua sotto che abbiamo in questo punto. Guardate, abbiamo già un Poppy e 4 lingotti di ferro. Mentre stanno spawnando una gran quantità di Iron Golem, ragazzi, io vado ad aprire questo buco qua per raggiungere la mia bellissima cesta e vado a mettere una scala. Vediamo un po'. 18 pezzi di ferro. E vi assicuro, ragazzi, che sono qui da più o meno 5-6 minuti. Quindi la farm è davvero efficiente e, devo dire, davvero semplicissima da costruire. E dunque, ragazzi, siamo giunti anche oggi al termine di questo video tutorial. Speriamo che anche questa farm raggiunga le 100.000 visualizzazioni come ha fatto la prima versione. Mi raccomando quindi di lasciare un like, di condividere il video e ovviamente di iscrivervi al canale. Vi aspetto anche in live sul sito Viola ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20.30. Il link per raggiungere il canale, come sempre, lo trovate in descrizione. Mi raccomando, lasciate anche lì un bel follow. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!